Salve a tutti ragazzi e bentornati qui su Quei Due sul Server 2 con un gioco che abbiamo giocato l'anno scorso, più o meno di questi tempi, per la GTX Challenge, ovvero Shovel Knight. L'ho appena ripreso e visto e considerato che l'ho giocato pochissimo all'epoca perché bastava poco, bastava conoscere il primo livello perché era quello sul quale dovevamo fare la speedrun all'epoca, ho deciso di andare avanti, anche perché il gioco è molto molto carino. Sì, Sinergo. C'è pure una storia. Tanto tempo fa le terre erano selvagge e popolate da leggendari avventurieri. Fra tutti gli eroi nessuno brillava più di Shovel Knight e Shield Knight. Ma i loro viaggi insieme terminarono alla Torre del Destino, dove un amuleto maledetto sprigionò una tremenda magia. Si baciarono. Quando Shovel Knight si svegliò, la torre era stata sigillata e Shield Knight non c'era più. Ah, è solo l'elmo quello. Col cuore infranto, l'addolorato Shovel Knight si rifugiò in una vita solitaria. Senza più campioni, la regione venne assediata da un vile potere, l'incantatrice e il suo ordine degli spietati. Ora la torre è aperta e incombe la devastazione, sta per cominciare una nuova avventura. Vabbè. Questo Shield Knight l'abbiamo perso. Allora, con la X possiamo scavare. O con la B. Vabbè, scaviamo. È un gioco che si rifà tantissimo come meccaniche a DuckTales, quindi possiamo tranquillamente saltellare su quello che adesso è una pala, ma normalmente in DuckTales era il bastone di Zio Paperone. E ce ne sono tanti di giochi con questo concept rimbalzoso, eh. Un po' di tempo fa, se non erro, avevo portato su questo secondo canale la remaster di DuckTales e non mi ricordo se vi fosse piaciuto, però vabbè, si tratta di retro gaming, anche se è una remaster, quindi più o meno. Bam! Yeppa! Per il momento mi sto comportando bene, anche perché questo livello lo conoscevo già. Checkpoint. Lo conoscevo già perché ci avevo appunto giocato alla GTX Challenge. Non sto facendo una speedrun. Non sto facendo una speedrun assolutamente. All'epoca avevamo provato e riprovato questo tratto di gioco per farlo nel minor tempo possibile, senza schiattare. Addirittura eravamo arrivati a morire appositamente in alcuni punti per ripetere quelle parti. Maniacale proprio. Sto giocando ovviamente sulla mia Steam Machine, che non è... Porca puttana troia. Affanculo. Pensate che quando abbiamo giocato lì, questa parte la facevamo senza morire praticamente. Vieni qua. Ha! Dove vuoi andare, schifoso? Mi ricorda anche tanto Mega Man, per certi aspetti. È un gioco che mi piace tanto. Lo so, non è un gioco che appartiene a questa generazione, assolutamente no, però vale la pena di essere giocato. Non so quanto costi al momento su Steam. Forse è meglio giocarlo con le freccette piuttosto che con lo stick, eh? Anche se... Ok. Anche se ormai sono abituato allo stick, voglio avere lo stick sotto le mani. Porco Giuda. Una volta lo odiavo. Non ero proprio abituato a giocare con gli stick. Qualsiasi gioco per me andava giocato con le freccette, con i tasti direzionali. E le chiamo freccette perché vengo dal PC, naturalmente. Sì, il pollo mi ha ricaricato tutta la vita.
Oh, checkpoint. Bolla. E vaffanculo. Quest'anno ci sono buone probabilità che si torni a giocare alla GTX Challenge e tutta l'Italia potrà fare il tifo per noi, barra chiedersi come mai due videogiocatori non così bravi e competitivi come me e Redez fanno parte di una competizione così prestigiosa. Beh, la risposta è semplice, perché siamo simpatici. No, non lo so perché, cioè comunque sì. Probabilmente perché siamo tra i pochi che ancora fanno in maniera diciamo così convinta PC gaming. Boh, perché cazzo non riesco ad andare avanti? Mi sono bloccato per caso? Ah, yes. I combattimenti sembrano stupidi, perché sono basati su colpetto colpetto, ma bisogna avere tempismo. Quindi c'era un tesoro che ovviamente non prenderò, perché sennò dovrei stare a spippolare e cercare per ore il modo di entrare là dentro. Però non fa niente, queste sono meccaniche di gioco avanzate. A noi interessa portare a casa il livello, giusto? Oddio, l'odio per questa merda di drago. Oh. Porco il... vi rendete conto? Dico, vi rendete conto? Ma veramente? Sì. No! Pirla, pirla, pirla. Ricordo l'accanimento di Redez e Curolili su questo gioco. Erano veramente concentrati al faffanculo. Oh, Madonna signori. Ora, non mi ricordo se in Shovel Knight ci sia un qualche senso nella... Sì, nella raccolta di punti. Cioè, se poi alla fine ci dà qualcosa in più. Ok. Io li odio quei cosi piccoli. Sì. Bene, adesso però non so se ha senso prenderli. Ormai sono diventato il re dei saltelloni piccini. Sì, checkpoint. Yeppa. Black Knight, il cavaliere nero. Sapevo che prima o poi ti saresti fatto vivo, codardo ceruleo. Torna qui, torna sui tuoi passi, Shovel Knight. Qui non c'è più niente per te. Shovel Knight, fatti da parte, Black Knight. Non sono qui per discutere con te. Devo tornare alla torre del destino. La tua assenza ha offuscato i tuoi sensi, non vedi? Tutta la valle è stata conquistata dall'incantatrice e i suoi invincibili cavalieri dell'ordine degli spietati non ti permetteranno di raggiungere la torre. Ma tutto questo non importa, perché chiunque dia la caccia all'incantatrice dovrà affrontare me. Affila la tua pala. La pala. Beh, però... Guarda come se la ride sto stronzo. Ah! Io ero pure consapevole di come... Ah, quando ride mi sa che gli devo menare. Va bene, non fa niente. Non fa niente, devo capirlo il nemico. Solo che veramente mi risulta difficile prendere il tempo, perché con lo stick sono una pippa. Proverò con... Ah, va bene, non mi ripetere tutte quelle fregnacce. Oh, vaffanculo, però certe volte... Madonna quanto l'odio. Ah, t'ho preso. Andi morì. Madonna. Guarda quanto è lezzo.
Guardalo! Bang, ridi. Sì! Dai però! Lì l'avevo preso, cazzarola. Wow! Colpo di pala, corri in terza a sinistra e scappellamento a destra, muori. Su, via. Va bene ragazzi, sono schiattato un sacco di volte, spero che questo... Non me la ricordavo questa roba. Spero che questo gameplay vi sia piaciuto, che non vi siate troppo fatti scoraggiare dalla mia scarsaggine. Ah, guardate che rilassamento. Intorno al fuoco, lo Shovel Knight che dorme, il cielo notturno. Cos'è che ho preso? Ah, ma forse Shield Knight è una ragazza. Shield Knight è una donna. Ah, ecco perché si sbaciucchiavano all'inizio. È una storia classica, principe e principessa, cavaliere e cavaliera. Pensavo fosse una cosa di nuova generazione, cavaliere e cavaliere. Va bene ragazzi, noi ci vediamo al prossimo gameplay, fatemi sapere se ne volete altri.